stato chiamato terremoto di Kakura è avvenuto il 13 novembre del 2016. Qui in Nuova Zelanda era l'ora di notte e è stato un terremoto che è stato risentito ampiamente in tutta la Nuova Zelanda, per cui diciamo noi del GNS che viviamo a Wellington l'abbiamo sentito tutti molto bene, per cui il 13 novembre notte alle 2 eravamo già parecchi qua a lavorare sul terremoto. Io personalmente vengo dall'esperienza italiana, ho lavorato 10 anni in Italia prima e in Italia i terremoti uccidono un sacco di persone e questo era un terremoto molto più forte di quelli che mediamente succedono in Italia, che ha ucciso solo, è brutto dire solo, ma insomma due persone. La prima cosa importante che c'era da capire per rispondere alla popolazione era se questo terremoto avesse causato uno tsunami o no. La sua magnitudo è quella, diciamo, finale è di 7-8, però la notte del 13 novembre ancora la magnitudo definitiva non si sapeva. C'è stato un piccolo tsunami che per fortuna non ha fatto danni alla popolazione, ma c'è poca popolazione che vive sulle coste nella zona di maggiore impatto dello tsunami. Le prime informazioni che noi abbiamo avuto sul terremoto sono state quelle dei dati GPS. Purtroppo la rete permanente in quella zona non è molto ben distribuita, ma c'erano fortunatamente 4-5 stazioni che avevano registrato molto bene questo terremoto e noi abbiamo subito capito dal secondo giorno che c'era qualcosa di strano, perché appunto abbiamo visto questi spostamenti molto grandi fino a 5 metri sui dati GPS e poi mano a mano nel tempo sono cominciati ad arrivare tutti gli altri dati. È stato molto bello perché c'è stata una grossa collaborazione internazionale, per cui sia l'Agenzia Spaziale Europea che quella giapponese hanno fatto in modo di fare delle acquisizioni satellitari post terremoto specifiche per studiare questo terremoto di Kakura, e poi il processamento dei dati satellitari è stato fatto, delle immagini INSAR è stato fatto in collaborazione con la JPL della NASA e con il COMET che sta invece in Inghilterra. Quello che poi è stato fatto per questo lavoro, che è una tecnica abbastanza nuova, è stata la ricostruzione del campo 3D, per cui nuove tecniche di processamento e nuovi tipi di dati satellitari ti permettono proprio di ricostruire queste immagini, questo campo di spostamento 3D. Poi questo terremoto è stato talmente forte che addirittura c'è praticamente un blocco che si è spostato di 8 metri e questo si riesce a vedere molto bene dall'analisi di dati, questa mappa in 3D che è stata fatta per il lavoro.